Fabio De Stefano, il make-up designer, un'alta professionalità internazionale, tantissimi riconoscimenti per la sua professionalità, incontra l'imprenditore Fabio De Stefano, la trasformazione crea un brand che si chiama Show Makeup. Nasce tutto da quello che è sempre stato il mio lavoro, non voglio dire trentennale, non far sapere la mia età, ma più o meno siamo lì. L'esigenza di un lavoro che è sempre stato fatto dietro le quinte, quindi rivolta ai professionisti, fino ad arrivare a un certo punto il famoso cambio in corsa, la richiesta del consumatore finale, dove posso trovare questo prodotto, come posso comprarlo, e quindi il dirottamento. Tutto questo chiaramente lasciando l'impronta professionale del nostro prodotto, che ci sta permettendo appunto di avere tutti questi riconoscimenti che sono per noi linfa vitale. Questi nuovi progetti, compreso questo per esempio dell'African Fashion Gate, che è sicuramente un progetto all'avanguardia che porterà le top model come Combel sui gradini del mondo e noi di conseguenza. Siccome abbiamo abbracciato questo progetto anche come filosofia di laboratorio e di ricerca, una linea per le persone black. Iniziamo con il make-up degli occhi, la nostra modella è vestita di nero, pertanto impronteremo un make-up con un effetto smoking eye. Usiamo delle matite in pasta abbastanza morbida per poter sfumarle. Adesso andiamo a fissarlo, a rinforzarlo con un ombretto nero. Ci andiamo a creare un effetto di luce. Stringere leggermente l'incavo del naso. Dopo la struttura dell'occhio ci occupiamo di realizzare la base, prodotti che hanno anche una certa quantità di rosso all'interno per annullare e spegnere i grigi, che generalmente sono delle caratteristiche cromatiche della pelle di questa tipologia. Siccome la nostra modella è però leggermente più chiara, andremo tra virgolette a utilizzare un prodotto che ho cambiato e schiarito. Allora, fosse necessario, potremmo utilizzare un correttore. Questi prodotti come caratteristiche hanno anche un effetto quasi camouflage, perché hanno una grossa capacità di copertura grazie a una quantità di pigmento inserito all'interno e anche micronizzato estremamente importante, e immediatamente mi danno un effetto di chiaroscuro e controluce. Per tridimensionalizzare un po' più il viso mi vado a prendere un po' più la parte scura, con una cipria specifica che è cromaticamente molto calda e scura. Andiamo a fissarci il nostro make-up. Procediamo con i piccoli accorgimenti, quali per esempio l'applicazione di un eyeliner. Da un lato ci aiutiamo con l'applicazione di ciglia finte. Stessa cosa facciamo per il make-up della bocca, con un rossetto di formulazione long lasting. Io ho una mia filosofia, credo che non ci sia, a livello di colorazione cromatica, non credo che ci sia più molto da inventare per la mia esperienza, quindi quello che cerchiamo di fare noi con il nostro ricerca in laboratorio sono le nuove formulazioni per quello che è il futuro. Quindi per esempio legato allo sviluppo tecnologico stiamo perseguendo un discorso molto importante legato alla micronizzazione dei prodotti, quindi le formulazioni in alta definizione, addirittura adesso con un'amplificazione della stessa, si chiamerà 4K, 4 volte più evoluta dell'alta definizione, e una coniugazione volta al futuro utilizzando il prodotto decorativo insieme a un prodotto skincare. Quindi la donna non avrà più il problema di utilizzare il make up pensando di, tra virgolette, avere dei danni, ma addirittura di avere un quasi esatto un trattamento di bellezza. Non in ultimo, le nuove ricerche ci hanno portato anche a seguire quello che sta succedendo, l'evoluzione a livello di velocità della crescita anche sotto l'aspetto sociale femminile. Le persone adesso hanno un ritmo di vita estremamente accelerato, non hanno più voglia di stare lì con la pochettina a fare i vari ritocchi, quindi delle linee a lunga tenuta che noi abbiamo chiamato long lasting, che hanno una durata garantita almeno per tutto il giorno, in modo tale che la persona sia in ordine senza nessun problema. Oh.
un premio ricevuto proprio recentemente in questi giorni per un mascara fondamentale, un accessorio di cui la donna non può farne a meno, e abbiamo realizzato un mascara che ha una base di realizzazione con derivazione biologica, quindi un mascara molto naturale ma che comunque grazie ai suoi elementi riesce ad avere un effetto extra lifting, extra volume, anche una durata waterproof, long lasting. Il futuro vede una donna che abbia un trucco impeccabile nella sua durata? Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi lo stiamo progettando anche adesso in funzione del periodo estivo, quindi la possibilità di una donna che, se ci tiene, può anche farsi il bagno, uscire dall'acqua del mare ed essere perfettamente truccata. Perfetti, senza waterproof, una donna bella waterproof. Assolutamente sì.